L'appuntamento di questa sera comincia con un personaggio molto noto, psichiatra, sociologo, educatore, saggista, opinionista, ospite di frequenti di varie trasmissioni televisive, oltre che autore di numerosi libri. E la serata potrebbe intitolarsi L'anticorpo naturale alla paura, perché di questo poi converseranno i due ospiti del primo appuntamento di questa terza serata della rassegna Grandi Autori. A partire, come è ovvio, trattandosi del Festival della Saggistica, da un libro. L'ultimo suo libro si intitola Passioni. A Passaggi Festival, Paolo Crepè. A dialogare con Paolo Crepè, Maria Novella De Luca, giornalista inviata di cronaca nazionale per Repubblica, tra l'altro ha un blog particolare che si chiama Family Life e con questo ha vinto il premio Giornalisti Diversi per l'impegno nelle tematiche legate al sociale e all'attualità. E il dottor Crepè di là, qui di qua. E ricordo che anche questa sera potete far pervenire le domande sulla pagina Facebook ufficiale di Passaggi Festival e poi così saranno poi fatte ai nostri ospiti. Grazie e buona serata. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto felice stasera di essere qui per conversare con una delle voci più alte e interessanti della psichiatria italiana, ma non solo, della grande divulgazione che riguarda i temi della mente e dell'anima, cioè Paolo Crepè, che in realtà conoscete tutti. E mi fa piacere presentare questo ultimo libro di Crepè, della sua enorme produzione, 30 libri, vero? Circa. Questo libro che si chiama Passione. Proverò in poche parole a raccontarvi che cos'è passione, ma passione è una sorta di zibaldone di pensieri, incontri, riflessioni, in cui Paolo Crepè ci racconta perché la passione è il motore che fa vivere e che fa muovere tutto, un po' come il sole praticamente. La passione come benzina della nostra vita, come straordinario innesco, qualcosa però che noi tendiamo a perdere. E questo libro che cosa racconta? Racconta tante forme di passione. La passione civile, la passione politica, la passione che crea incontri. Infatti questo libro non solo è una raccolta delle riflessioni di Paolo Crepè, ma in questo libro lei si è messo addirittura dall'altra parte e ha fatto tre bellissime interviste a tre personaggi famosi italiani, che sono il jazzista Paolo Fresu, l'architetto Renzo Piano e lo stilista Alessandro Michele, raccontati come esempio di quella passione che porta a realizzare i propri sogni. Ma in questo libro c'è anche un po' un monito, un invito, ed è l'invito a riscoprire la passione, soprattutto nei giovani che Crepè racconta un po' come troppo addormentati dalla buffata tecnologica, troppo connessi, troppo addormentati dalla facilità di avere relazioni che sono più virtuali che reali. Ecco, non so se sono riuscita a farvi capire quanto è denso questo libro e quanta vita c'è dentro, e quindi vorrei che a questo punto passare subito la parola a Paolo Crepè, chiedendogli come le è nata quest'idea di scrivere un libro sulla passione. Buonasera.
Intanto grazie per perché stare qua in mezzo a questa bellezza fa venire voglia di amare questo paese. Da dove nasce il libro? Nasce da un necessario ringraziamento a chi mi ha dato passione, senza fare una lezione accademica sulla passione, ma semplicemente con l'esempio. I miei nonni, io vengo da una famiglia di artisti dove la passione era perfino scontata, banale, bisognava andare oltre la passione. Poi era una passione non sbandierata. Io ho saputo molti anni dopo la morte di mio nonno paterno che lui aveva lavorato 3 anni con Modigliani. Non l'aveva mai detto nessuno, io l'ho adorato. No, perché c'è chi prende un caffè con Picasso rompe le palle per tutta la vita. Certo. Allora avere, no, passare 3 anni con Modigliani e non dirlo a nessuno mi è sembrata una roba micidiale. Cioè era come dire, la passione è una roba tua, non la devi sfoggiare. Non è un'esibizione la passione, è un fuoco interno. È un meraviglioso fuoco interno che, come nelle vecchie, i vecchi treni a vapore, ogni tanto sbuffano un po' e ti portano queste carrozze piene di uomini e donne di speranza. E quindi è un tributo. Il primo motivo è il tributo. Il secondo motivo è una preoccupazione, perché mi pare che la passione... Forse ci siamo capiti male, non lo so, nel senso che da quando siamo diventati benestanti, tutte le cose che sono un po' faticose sono scartate a favore di un mondo che è una sorta di enorme prêt-à-porter. Ora, io non ce l'ho con un prêt-à-porter, però adesso non è che... un vestitino di H&M sia memorabile, costa poco, poi si rompe. Ed è alla portata di tutti. Eh? Dura il tempo... Di niente, perché l'elastico si scioglie, il colore va via, e questo non può essere la vita, può essere un'occasione, ma non può essere la vita. L'esistenza è una cosa sacra che non può essere messa ai saldi. E allora... Questa concezione della vita per cui si fa tutto ciò che è comodo, a me fa venire un po' di mal di pancia, perché io penso che sia esattamente il contrario, che ciò che facciamo scomodamente sia ciò che rimane. E allora però mi chiedo come mai ai bambini delle materne vengano dati gli iPad. Me lo chiedo, l'ho chiesto anche in luoghi della grande innovativa pedagogia, perché togliere ai bambini l'intelligenza delle emozioni? Perché? A quale scopo? Per addomesticarli, per imbecillirli, per togliergli il pensiero? Ecco, l'idea che queste cose qui, ecco, perché sono belle? Perché viene la gente? Io me lo chiedo sempre, io ne ho fatte quasi 3.500 nella mia vita, quindi non è un proprio poche. Abbastanza, sì. Sono qualche milione di chilometri. E adesso che sono vecchio, vedo che c'è ancora più gente e mi chiedo perché, no? E mi do una risposta, è che la gente è disorientata e ha bisogno di qualcosa, qualche risposta. Allora, noi la possiamo dare in maniera onesta attraverso dei dubbi, oppure la possiamo dare in maniera disonesta attraverso delle certezze. Tra qualche giorno a Roma arriva un famoso guru che non nomino, sono segnalate 7.000 presenze.
Allora c'è qualche cosa che non va. Certo. Cioè, perché stiamo cercando un nuovo, non so chi, un redentore, un non so, uno che ci cambia la testa, uno che ci dice dove andare. Allora mi chiedo dov'è la nostra libertà, però. E come si risveglia questa passione? Cioè, se in qualche modo ci siamo addormentati, e però da qualche parte dentro di noi il bisogno invece di uscire di casa e sentire e partecipare a un momento collettivo in cui senti la voce dal vivo di una persona che ti racconta la sua esperienza, che ti racconta le sue emozioni. Ecco, come si risveglia quindi questa passione? Beh, intanto c'è qualcuno abbiamo bisogno di qualcuno che ti insegni dov'è la tempesta, dov'è la bonaccia, scoraggiando la seconda, che invece va di gran moda. Che la bonaccia è comoda. La bonaccia è fighissima, se stai lì non fai niente, puoi essere anche un ignorante. Questa è una roba che oggi poi in politica è meraviglioso. Cioè meno sai e più ti eleggono. È una cosa meravigliosa, cioè... La rivolta degli ultimi, qualcuno la dice, no, il problema è che poi però bisogna saper governare, un altro piccolo. Quindi io cerco tempeste, io cerco tempeste. Sei un po' come la capitana Carola? Eh? Sei un po' come la capitana Carola? Ne parlavamo ieri. A me piace un casino quella ragazza. Sapete, no, chi è la capitana Carola, no? Ha portato la nave... A me... Ecco. Sì, secondo me merita un applauso. Guarda, solo quella frase lì che lei ha pronunciato l'altro giorno tra un problemino e un altro. Io sono stata una ragazza troppo fortunata nella mia vita, ho avuto tutto e adesso devo io dare qualcosa a chi non ce l'ha. Un bacio sulla fronte. Vorrei che fosse mia figlia. Io vorrei avere una figlia così. Poi discuteranno i giudici, le cose, me ne frega niente. Non me ne frega niente. Ma quella fotografia che ha trionfato in tutte le prime pagine ipocrite dei quotidiani, del mondo, con quell'uomo e con quella bambina sì. Sotto la t-shirt, morti, annegati... Perché l'America, i miliardari americani non possono permettersi di dare un posto di lavoro a un disgraziato con una figlia di 52. Ma dai, ma è una cosa che vadano a Remengo tutti quanti, compreso quel volpino che hanno messo alla Casa Bianca, ma per carità. Ma è una roba, è una cosa che offende l'umanità. Offende l'umanità. È una cosa che... Ecco la passione. La passione la dobbiamo ritrovare arrabbiandoci, no? Io trovo che arrabbiarsi sia una cosa bellissima, che non vuol dire spaccare la minerale sulla testa di quello che c'hai davanti. Vuol dire che finché in qualche modo cerchi l'inquietudine, ti salvi. Certo. Certo. È l'inquietudine che è il motore delle cose. Io l'ho trovato straordinario, assolutamente straordinario. C'è un uomo che io non ho intervistato, che però ci sarebbe stato bene lì. C'è qualcuno che qua conosce Nico Romito? Nico? Nico Romito, è uno dei più grandi cuochi che abbiamo. Ah. Non va a MasterChef perché è uno che sa davvero cucinare e quindi non ha bisogno, diciamo così. Quando l'ho incontrato mi ha fatto così simpatia che gli ho detto adesso io oso, perché io cerco di osare un po' ogni tanto, e gli ho detto tu mi inviti a cena, mi fai da mangiare, mi racconti la tua storia. E abbiamo fatto tutte e tre le cose, mi ha anche servito i piatti, mi pareva un po' troppo, però sì. Sì, con bombolone finale, perché apro parentesi,
il finale di Nico Romita, un bombolone pazzesco che perfino un fegato adora. Ah sì? Sì, assolutamente sì. Allora ve la racconto in un secondo perché è troppo bella. Dico, com'è cominciata questa storia? Facevo il studente, studiavo a Roma, scienze politiche, una roba tanto per fare, mi divertivo, amici, ragazze, e un giorno di novembre mi chiama mia sorella, noi siamo di un paesino dell'Abruzzo, mi chiama mia sorella e dice, guarda che papà non sta bene, ho paura che per le vacanze di Natale, che c'è tutto sto lavoro, non... bisogna che vieni su, dacci una mano per favore. E lui dice, io di cucina ne sapevo quanto di Napoleone Bonaparte, zero. Vado là, do una mano, alla fine delle vacanze dico a me stesso, mica male sto lavoro qua, c'è creatività, certo sto locale un'osteria, va rovesciato come un calzino, va. Però e lì comincia una cosa che dice Renzo Piano. Renzo Piano dice, la passione inizia con una cosa che non è intelligente, che è una sorta di cocciutaggine, dice lui. La cocciutaggine non è una cosa di per sé intelligente, ma è l'introduzione alla passione. Una cosa bellissima. E lì ho detto, cocciuto, voglio capire che cos'è sto diavolo di cucina. Comincio a studiare, comincio a leggere, comincio a fare... E ne parla con gli amici al bar, paesino. E i ragazzi dicono, ma allora te sei così appassionato di questa cosa? Sì, sì, sto cominciando. Ma tu c'hai un mito, c'hai già un punto di riferimento? Dice, certo che ce l'ho, ovvio. E chi sarebbe? È il più grande cuoco del mondo. E chi è? È un signore che sta vicino a Barcellona. Numero uno al mondo. Ma pensa. E Adria. Ti piace, Adria. Esatto. Ah. E ti piacerebbe andare da lui? Dice, certo che mi piacerebbe, che discorsi. Si può andare? No, impossibile. Vabbè. Passano altri 2-3 mesi e i ragazzi gli dicono, guarda, ti abbiamo fatto un regalo. Difficilissimo, è una roba pazzesca. Che cos'è? Un bonus. Un bonus per andare a lavorare da questo tuo maestro. Dal primo di agosto all'ultimo giorno di agosto, gratis ovviamente, però c'hai la possibilità di andare là. Mi raccomando, primo agosto, 8 di mattina, presentati. Questo è il bonus. Questo con la 500 dall'Abruzzo arriva a Barcellona, ore 8 precise. Ovviamente il grande chef non c'è, ma c'è il segretario. Buongiorno, buongiorno, sono Nico Romito, italiano, e sono qua per lavorare. Dice, dove scusi? Qui da voi, dove? C'ho il bonus, eccolo qua. E questo dice, quale bonus? È questo, legga, c'è scritto, 1° agosto, 31 agosto, mai fatto un bonus. Come mai fatto? No. È un falso, come un falso? Sì, guardi, è un falso. La faccia anche un po' più corta perché ci abbiamo da fare. Giri la macchina e torni da dove è venuto. E lui mi dice, io ho avuto 2 secondi, forse anche meno, busta A o busta B? Busta A, giro la macchina. This is the end, my only friend. Ciao passione, ciao tutto, al massimo rosticceria. Oppure, non giro nessuna macchina, sto lì. Ed è quello che gli dice, dice guardi mi dispiace, lei ci avrà ragione, non lo so, io qua sto e noi chiamiamo la polizia, chiami la polizia, cosa vuole che le dica? Io rimango qua, cosa sa fare lei? Niente, non so fare niente. E cosa è disposto a fare? Tutto, tipo tutto, tutte le, come le chiamate? Noi le chiamiamo scoasse. Lavapiatti, sì, la... cucina. Vabbè. Questo un po' adirato entra in cucina, incontra il cuoco, dice senti c'è un solito italiano qua fuori che è un rompiballe terrificante, si è inventato di una torna, perfino con un bonus è venuto. E cosa vuol fare? Ah, vuol venire a lavorare qua. E cosa fa? Niente. E secondo te va via? No.
chiamiamo la polizia, sì, però dopo andiamo sui giornali, cosa vuoi. E cosa è disposto a fare? Tutto. Ah, senti un po', non dovevamo pulire le cappe? Allora, le cappe, chi non sa, le cappe di un ristorante sono un posto più fetido, orrendo, più nauseabondo, mettetecele tutte, di una cucina. Esce e dice, guarda, proprio perché ti è andata bene, giovanotto, però intendiamoci, tu vieni dentro, pulisci ste cavolo di cappe e te ne vai, capito? Bene. Lui fa, io sono entrato qui, ho guardato le cappe e ho detto, ci devo mettere un mese. Un centimetro al giorno. Un genio proprio. Genio. Perché è da su che vedevo il grande maestro. Io stavo su e lui cucinava giù. E io lo guardavo e prendevo i punti nella mia testa e vedevo come si apre il pesce, come si cucina lo stufato, come diavolo si inventano i piatti, perché bestemmia contro il numero due, come si impiatta, eccetera, 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 eccetera. Alla fine del mese sono tornato e ho detto, questa è il mio, la mia vita, la mia passione. Bene, Nico Romito diventa il più giovane a prendere la prima stella Michelin, il più giovane a prendere la seconda stella Michelin e il più giovane a prendere la terza stella Michelin. In Italia sono 10, nel mondo sono 100. E quando prendi la terza stella Michelin, indovinate cosa succede? Una grande festa a Parigi organizzata dalla Michelin. E chi c'è? E lui arriva lì con la sua bella giacchetta Nico Romito e dice, ero così emozionato come non ho capito niente. A un certo punto mi hanno detto, guarda che ti devi alzare, che ti danno una coccarda. Io sono alzato, sono andato lì e ho detto, ma questo è lui, il maestro. Il maestro mi si ferma davanti e dice, lo spagnolo, ma io e lei ci conosciamo? E io gli ho detto, guardi, io e lei proprio no, ma io conosco molto bene le sue cappe. Ma perché lei è quello che tanti anni fa è venuto a pulirle tutte? Esattamente, sono io, il più bel abbraccio della mia vita. Ecco, allora questo, beh, ragazzi, allora quando si dice che la vita bisogna essere raccomandati, bisogna avere i soldi, bisogna avere fortuna, ma cambiate disco, per favore, non insultate l'esistenza. I soldi non fanno venire idee, sono le idee che fanno venire i soldi. Certo. Sono due cose un po' diverse, eh? E allora cominciate ad avere idee, cominciate a alzare il lato B, e andare in una stazione, prendere i treni, fare qualche chilometro, andare a vedere il resto del mondo, aprire il cervello. Uscite da ste camere a gas che vi hanno dato loculi col computer. Tecnologici li hai chiamati. Tu li hai chiamati, lei li ha chiamati loculi tecnologici ormai, sì, le stanze, sì, dei loculi, ragazzi. Sì, cioè, c'è anche già la lapide su. Qui, però quando lei va nelle scuole... Qui stetti seduto, poteva essere la cosa... Morto però ce ne sono anche tanti che cercano di darsi da fare, eh. Però sì, leggevo in questo libro, che appunto in realtà è anche pieno di consigli, è pieno di esperienze di vita, appunto per rialzarsi dal divano, no? L'arte di rialzarsi. Ho visto che però quando lei va nelle scuole a dire ai ragazzi, sfidatevi, provate, vivete, amate, scoprite la passione, eccetera, i professori un po' la guardano male, eh? Dice che poi lei li eccita troppo, questi ragazzi, che poi non stanno più seduti nei banchi e poi come fanno a fare lezione? Sì, perché quando ecco, uno declina il verbo eccitare pensa subito delle cose strane. Io penso all'eccitamento cerebrale, che poi è quello che comanda tutto il resto. Se non hai quello, se non hai appunto quell'inquietudine meravigliosa che ti porta a volere, tremendamente volere le cose, cercare dove le cose stanno, è bellissimo. Soldini,
grande, il fratello del regista, mm-hmm. grandissimo marinaio, siccome sì. siamo sul mare si può anche citarlo. Lui ha fatto una regata che inizia a Hong Kong e finisce a Londra, che non è proprio una passeggiatina di salute, e lui ci ha messo 3 giorni e 3 notti di meno del record mondiale. E quando gli ho chiesto ma come hai fatto, a lui mi ha guardato, sorriso, che è un tipo simpaticissimo, c'ha una certa età ma c'ha dei muscoli che sono una roba veramente inquietante, e lui mi ha detto cosa vuoi che abbia fatto, ho cercato le tempeste. Che bello. Cerchi le tempeste perché è lì il vento buono, poi non ci devi finire dentro la tempesta, ma questo è il valore. Certo. Essere arditi non vuol dire essere scemi, incoscienti, vuol dire cerchi le tempeste perché vicino, molto vicino al centro della tempesta c'è il vento buono, poi c'è il centro della tempesta che ti distrugge la barca, quindi la saggezza, la capacità è cercarla, perché sennò è la vita comoda, stai lì, tanto succede, cosa, no, tanto non c'è niente di nuovo, cioè questa mollezza che io vedo in giro, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, c'è una mancanza di pensiero. A me è piaciuto molto una cosa che ha fatto, adesso non mi ricordo più, il giornalista, che è l'elenco dei luoghi del pensiero, che rischiano di essere che ce li perdiamo. Un luogo del pensiero, per esempio, è un'osteria. L'osteria? Le osterie sono fantastiche. Le osterie sono luoghi pazzeschi, bellissimi. Cioè, ora dove ti guardi, e parli, parte della letteratura italiana del Novecento è nata nei bar. Io ricordo da giovanotto, quando sono arrivato a Roma, a Piazza del Popolo, a Canova, dall'altra parte, che c'era seduto Fellini e Mastroianni e ridevano. Io ho detto, stanno facendo un film. E infatti sicuramente lo facevano. Cioè, come fai a inventarti un film da solo? Dove? Dentro la cantina, con la Berkel che ti taglia il prosciutto? Ma questa è la fine dell'esistenza. L'esistenza è nell'incontro, è in quella cosa fantastica che quando Steve Jobs... una volta rispondendo a un giornalista che gli faceva un sacco di domande, lui si era un po' stufato, a un certo punto gli dice ma questo building dell'Apple dov'è la creatività, che piano è? E lui dice ma guardi che non c'è un piano della creatività, come non ci sono i creativi qua? Dice no, non è esattamente così, e comunque non sono su, eventualmente sono giù. E giù dove? Al basement, al pian terreno. E cosa c'è lì? La caffetteria. Bellissimo. Perché è lì, il luogo della creatività è negli incontri spontanei. Se tu togli quello, non c'è niente. Tutto nasce dall'altro, non nasce da te. Anche un genio, certo, non partorisce da solo. E quindi bisogna ricreare luoghi d'incontro, bisogna certo, favorire la sì. comunicazione, bisogna sì. come dire, uscire dai social e entrare nelle piazze. Ma penso che i social ormai stiano in declino, cioè da Facebook ci stanno tutte le persone con un minimo di neuroni, stanno uscendo. Perché? Perché è una roba che l'abbiamo capita, che è una trappola, no? Certo, non certo. è che ci vuole Marconi per capire che quelli non sono i tuoi amici, quei 759 che c'hai sono tuoi amici, secondo te. Ah no, te. Certo, e questo però allora, bisogna... Non facciamo, vabbè, non facciamoci prendere in giro da dei miliardari della California, non credo che questo sia lo scopo, poi no. che facciano i loro affari, ma per l'amor di Dio, però che non cerchino... alleati tra persone che sanno cosa vuol dire l'amicizia. L'amicizia è quella roba che se stai male alle 3 di notte, quello lì arriva.
Certo, il punto è però spiegarlo ai giovanissimi. Punto però è spiegarlo ai giovanissimi, perché anche tu parli, c'è un capitolo tutto dedicato a Instagram e i ragazzi sono convinti di avere molti amici perché hanno molti contatti su Instagram, no? Sono very popular, no? Cioè per loro la categoria è essere popolari, e insegnare loro che cosa vuol dire veramente l'amicizia, forse dovremmo ricominciare dalle basi. Instagram secondo me premia solo l'intelligenza, perché a te non ti è mai capitato che ti arrivi una fotografia alle 8:15 di mattina di un cappuccino? Sì, ecco. Cosa vuoi di più? Cioè, tu pensa una mononeuronica che va in un bar alle 8 di mattina, no? Ordina un cappuccino, lo fotografa e te lo manda, e tu devi anche commentare, dice: amore, che schiuma pazzesca, ma che meraviglia, non potrei iniziare una giornata senza questa schiuma, ma sei un genio. Allora, possiamo evitare tutto questo? O io in un ristorante a un certo punto, anche fighetto così, a un certo punto ho visto un sacco di flash, ho detto: aspetta che è arrivata una signorina, era arrivato un risotto. Wow! Prima, durante, dopo. Cioè, l'intelligenza sta scemando, a una velocità inimmaginabile, perché se uno si abitua a quella roba là, dopo hai voglia te, certo. Ed è peribile, cioè non è che ce l'hai per sempre l'intelligenza, fai fatica a costruirla, ma ci vuole un attimo perderla. Certo. E questo questa è una via molto... insidiosa. Sì, poi vai a vedere, per esempio, tu hai citato Alessandro Michele, Alessandro Michele è il grande capo di Gucci, che tanto per capirci è tra le 100 persone al mondo più influenti ed è anche l'unico italiano. Da dove viene Alessandro Michele? Torpignattara? Mi dice: io non ho cominciato da zero, io ho cominciato da meno 20. Da un quartiere periferico di Roma, tremendo. Impossibile. Però c'è questa cosa, però c'è sempre un perché. Il perché di Alessandro è un padre, non solo, anche una zia, poi lo leggerete, però un padre pazzesco, un tecnico operaio dell'Alitalia, uno che il sabato e la domenica la portava in giro nei boschi, nei musei capitolini, e una volta passeggiando in un bosco vede un grande albero incenerito da un fulmine. E lui si ferma e gli dice ad Alessandro: vedi, questo è un po' come funziona la vita. C'è un grande albero maestoso che ha 200-300 anni, poi capita una tempesta, un'estate, parte una saetta e colpisce proprio questa pianta qua, e la incenerisce. Però non è esattamente così. C'è una magia, dice il figlio. Succede che quando arriva il fulmine, partono da quell'albero 1000 schegge. E dove vanno a finire queste schegge? Nasceranno altre querce. Vedi, passano gli anni, Alessandro è già conosciuto, lavora a Londra, e arriva la telefonata. Corri che papà non sta bene. Una caritatevole bugia, evidentemente. Lui prende il primo aereo che può, prende tutti i taxi che può, sa che non andrà in ospedale ma in obitorio. Manda via tutti, rimane col padre, su una lettiga, lo bacia. E poi gli dice: senti un po', papà, ma se è vero quello che mi hai raccontato tanti anni fa, tu sei stato colpito da un fulmine, sei qui, stecchito. E se è vero quello che mi hai raccontato tanti anni fa, quando il fulmine ti ha colpito, sono partite delle schegge da te.
Bene, una l'ho presa io e diventerò più creativo di te, più straordinario di te, farò di tutto per stupirti ovunque tu sarai. Ed è quello che ha fatto. Ecco cosa vuol dire avere un padre. Ecco cosa vuol dire avere un esempio. Ecco cosa. Non ci vogliono soldi, ci vuole. Ecco. Ci vuole sta roba qua, capito? Niente, certo. Ci vuole una balla, perché una balla, una fantasia, una piccola magia. Il bambino rimane con la bocca aperta, poi te lo ricordi da grande perché stavi con la bocca aperta. Certo. Funziona così. Ecco, io vorrei un attimo cambiare pagina, perché so che Paolo Crepè in qualche modo ci tiene, anche perché appunto tra Paolo Crepè è prima di tutto uno psichiatra, prima appunto mi ricordava la sua esperienza con Basaglia. Noi siamo di fronte in questi giorni a qualcosa di terribile che sta riguardando diciamo proprio la cura dei bambini, la psicologia, la psichiatria. Siamo di fronte a questa, forse tutti avete letto di questa truffa che riguardava, truffa molto peggio, la manipolazione di famiglie e bambini per toglierli alle famiglie d'origine e darli in affido. Ecco, anche stamattina lei ha parlato di questo in diverse interviste. Lo shock è forte, è come non credere più che per esempio chi si dovrebbe occupare del benessere dei bambini più vulnerabili, come possiamo continuare a fidarci? Parliamo di servizi sociali, parliamo di una regione molto vicina a questa, dove tutto sembrava funzionare, dove oltre a tutto, lo dicevamo ieri, è nato uno straordinario sistema pedagogico che è quello di Reggio Children. Ecco, che cosa possiamo pensare di tutto questo? Ma innanzitutto non stupirci più che tanto, nel senso che questa è una società dove la pedofobia, cioè l'odio nei confronti dei bambini, è tutt'altro che rara. Quando pensai che la Franzoni fosse colpevole, tutti mi dicevano: ma come fa una mamma ad ammazzare suo figlio? Da Medea in poi ne hanno ammazzati tanti, se per quello. Perché? Perché c'è la malvagità, esiste la malvagità. Allora, l'altro giorno ho letto una statistica interessante, curiosa. Ho visto che siamo d'estate, è interessante citarla. Ci sono ormai tantissime strutture di accoglienza che sono children free. Sì, dove non cioè, vogliono i bambini. Cioè tu paghi un po' di più, però non ci sono bambini. Ci sono delle compagnie aeree dove ci sono delle parti dell'aereo dove paghi di più ma non ci sono bambini, questi mostriciattoli che danno fastidio. I cani sono previsti, sì, soprattutto se non di enorme taglia, perché quello è figo, soprattutto se c'hai un cagnolino col fiocchetto sopra, con il cappottino di cashmere d'inverno, quello è molto trendy, però il bambino no. No, il bambino no. Ecco, allora questa è una parte della nostra cultura pedofobica che ha tante sfaccettature, perché anche l'abbandono dei ragazzini fa parte di questo, anche la maleducazione fa parte di questo. Anche portare una ragazzina di 13-14 anni a mezzanotte in una discoteca e riandarla a prendere alle 6 di mattina fa parte di questo. Cioè è un modo diverso per dire la stessa cosa. A noi i bambini non ci piacciono, anzi facciamo una cosa, facciamo sì che prima crescono meglio è, e noi li facciamo crescere anche a 13 anni. Li facciamo fare a 13 anni la vita dei 25 anni. Abbiamo bombardato l'età evolutiva
L'altro giorno è venuta da me una signora con la figlia, io ci ho messo un bel po' a capire chi era la madre e chi era la figlia. Davvero? Sì, perché avevano entrambe il jeans tagliato, ovvio, no? Cioè, vuoi andare da crepè senza il jeans tagliato? Non è possibile. E quindi tutte e due così. È interessantissimo, due mostri che non sai... Ovviamente capisci da dove viene la mostruosità, però è inconsapevole, perché c'è una mamma di 45 anni che vuol fare l'adolescente e l'adolescente che vuol fare la signora, la ragazza grande, e non capisci più niente. Questo che cos'è? È pedofobia, perché a 13 anni devi fare la tredicenne. È complicato. Sì, è tu, complicato. Non è complicato, non può più essere complicato, basta, no? Questa condiscendenza, che cosa? Allora, esattamente un anno fa, io sono andato a Ponza, non so se quest'anno lo rifanno il festival, però ci andai, invitato. Udite, Ponza, chi non lo sa, è una bellissima isola che è quella più vicina a Roma. Bene. Già nell'aliscafo avevo visto qualcosina che mi ha un po' inquietato, nei tredicenni, quattordicenni allo stato brado, totalmente, cioè non c'era un adulto ma neanche, però ho detto vabbè dai non esagerare, ci sarà la nonna che attende al molo, no, non c'era nessuna nonna, nessun nonno, nessun papà, niente. Bene, poi arriva la sera, nel frattempo il porto diventa un unico barra discoteca, perché vogliamo pure farli bere sti ragazzi, tutti i ragazzini di quell'età così, con bicchierone che non c'era la Fanta. Ma sarebbe vietato, no? Sarebbe vietato, sarebbe. Infatti io sono quella sera ero con questo uomo straordinario, che è il procuratore capo della procura di Reggio Calabria, un uomo a cui io mi inchino, perché essere i più citati nelle telefonate tra mafiosi, io non ce la farei, io non sono così un eroe, e lui lo è, e quindi di fronte a queste persone io mi tolgo il cappello. E nonostante questo è un uomo di un'ironia, di una simpatia assolutamente straordinaria. E allora, tornando in mezzo a tutta questa popolazione di preadolescenti, io gli dico, tu che sei un uomo di legge, si può bere alcol a 14 anni? Lui dice, assolutamente, no, dai, ok. No, visto che non ci sono adulti, si può andare in un albergo a 14 anni con la morosa? Allora dice, ma dai! Siccome c'era un signore che ci portava, alla terza, questo signore che era locale, era un organizzatore del festival, mi ha detto, ma allora, voi siete evidentemente poco aggiornati. Dico, ci aggiorni lei che così... Questi ragazzi hanno la lettera, prego, la lettera, cioè... Appuntatela perché così fate così anche voi. Allora, un signore o signora di Roma, mettiamo, scrive di suo proprio pugno, in qualità di genitore, una liberatoria nel senso vero del termine. Cioè io mi libero di mio figlio. Non ci credo. Mi libero perché non ne posso più, ma che palle sti bambini, ragazzi, come faccio? Gli faccio fare tutto quello che vuole, vuole bere, mi prendo la responsabilità, vuole andare in albergo con Joe, benissimo, sì, me la prendo io, capito? Cioè, capite a che punto, io adesso non sono un moralista, ma questo mi pare una roba agghiacciante, ecco da dove nasce la pedofobia. Poi certo, arriva agli esempi di Reggio Emilia,
no, che fanno tremare le vene, pensare che ci siano dei miei colleghi che alterano i disegnini di un bambino per fare in modo che quel bambino sia sottratto dai genitori naturali, perché è evidente che c'è qualche cosa di sessuale, eccetera, eccetera, lo dimostra il disegnino taroccato, no? Ecco, pensare che ci sia della gente che fa questo mestiere qua, ne faccio un altro. Io non voglio avere nulla a che vedere, vorrei capire che cosa prevede la legge. Io penso che della gente del genere non debba più avvicinare nessun bambino per il resto della sua vita, per forever, no, a 95 anni perdurante, e poi un problema anche di risarcimento, secondo me. Questa cosa qua fa male, lo dico perché tanti anni fa l'asilo Diana, l'arcobaleno di Reggio sono stati i luoghi dove anch'io sono cresciuto, anch'io ho preso ispirazione, anch'io ho guardato a quello come un punto di riferimento, Loris Maragozzi, tutto quello che succedeva a Reggio Emilia e che è stato poi celebrato come uno dei posti più importanti del mondo. Ecco, che ci sia a qualche spanna da lì l'orco, o meglio gli orchi, è terribile. Sì. È una cosa assolutamente terribile. E posso dire un'altra cosa, aggiungiamo una ciliegina, che mi voglio togliere un sassolino, sì. La storia di Noa, quella ragazza che è voluta morire, la ragazza olandese. Io ho letto molti dei commenti e ho cercato anche di interpretare. Io faccio lo psichiatra e quindi non faccio le pompe funebri, però rispetto una ragazza che è stata violentata e che non ha voglia di vivere. Io di fronte a un suicidio mi tolgo il cappello un'altra volta, dopo Gratteri mi tolgo anche questo, perché credo che ci sia bisogno di silenzio, certo. Non di qualcuno che si erige a giudice di una cosa che non conosce. E allora, se vogliamo fare qualche cosa e rispettare quella vita che non c'è più, quando ci troviamo di fronte a un violentatore, magari anche seriale, e noi abbiamo accettato che possa anche mettersi d'accordo con i giudici e avere una pena attenuata, io lo ricordo come fosse ieri una ragazza violentata da uno zio che faceva la cassiera in un supermercato e vedeva lo zio tutte le mattine che gli sorrideva facendogli battere lo scontrino per i biscotti. Ecco, questa cosa qua è pedofobia e non rispetto per una ragazza. Allora, cerchiamo di essere coerenti. Cerchiamo di essere cattivi con i cattivi e silenziosi con chi non ha fatto niente di male, ma ha semplicemente detto basta. Io, sai, tanti anni fa, quando morì Primo Levi, sì, ci fu un articolo sul New York Times in cui il più noto psichiatra, che era capo dell'American Psychiatric Association, un uomo potentissimo, ebbe a dire: Primo Levi è morto suicida perché gli psichiatri italiani non sono stati capaci di curarlo. Io mi ricordo una trasmissione radiofonica all'epoca in cui partecipai con uno psichiatra italiano molto noto, molto convinto che così fosse. Io lo trovai assolutamente ributtante tutto questo. Cioè, chi siamo noi per giudicare una persona? Primo Levi, per tutte le mattine, da quando è uscito da quel lager, si è dovuto chiedere perché io sì e altri milioni no.
Per niente, non perché io sono più bravo, più intelligente, ma semplicemente perché non li ho guardati in un modo, bene. Non è facile, Non, il dolore non è un neo che si toglie dal chirurgo. Il dolore, ci sono dei dolori che sono dentro di noi, che fanno parte della nostra vita. Perché dobbiamo cancellarli? Chi siamo noi per cancellare? Cosa sono, un distributore di varechina io? Perché? Perché questa poca considerazione della persona? No, io lo trovo... Allora, ho fatto questo parallelismo perché così come rispettiamo poco le persone, i bambini, rispettiamo anche poco noi stessi, perché abbiamo aderito ad una vita fatta da un sorriso, da un'orecchia all'altra, di manualetti, cioè, produciamo una gran quantità di manualetti, 4 regole d'oro per diventare felici e non pagare le tasse, cioè tutte queste cose e vanno a ruba ovviamente. Ecco, la vita credo che sia più complicata. Noi che facciamo questo mestiere non siamo dei modellatori della vita altrui. Io non voglio cambiare la vita degli altri. Sai, quando io andavo da Cesare Musatti è stato il più grande psicanalista, il capo degli psicanalisti, io andavo a trovarlo nel suo studio a Milano e una volta, simpaticissimo, in ironia, una volta gli dissi: senta professore, ma c'ho una domanda, prego. Poi parlavamo in veneziano perché lui era molto... come tutti i veneziani ci tengono al dialetto. E gli dissi: senta, ma come si fa a capire quando un nostro paziente è guarito? All'epoca pensavo che bisognasse guarirsi da qualche cosa. E lui mi guarda, dice: davvero lo vuol sapere? Dico: guardi, assolutamente sì. Quando non te manda più i bigliettini per Natale. Fantastico. Sì. Certo. La cura è la tua crescita, certo. È il fatto che diventi autonomo, che cammini con le tue gambe, non che hai annichilito i tuoi dolori, te li porti dentro di te, perché la passione è anche dolore. Ma certo che la passione è yin e yang, la passione di Cristo sul Golgota è quella volta che hai superato 4 montagne per andare a trovare la tua donna. È sempre la stessa cosa, perché contiene le due cose, certo. Perché dentro quel sommo dolore c'è anche molto amore, e dentro quel grande amore c'è anche molta fatica, molto dolore, perché se fosse così semplice sarebbe, come diceva Troisi, non un amore ma un calesse. Certo. Grazie. Ecco. Ma infatti nel libro Passione, cioè la passione si risveglia attraverso un lavoro, non c'è passione senza dolore, ecco. Ma mi sembra molto importante quello che lei... C'è l'anestesia però. Esatto, certo, infatti. Però l'anestesia è una parola che è molto commerciale. Mm. L'anestesia ti promette tante cose che sono per qualcuno delle leccornie, cioè l'idea di non far fatica per niente... Certo. Per molti è fantastico. Noi abbiamo una scuola che promuove tutti, tutti. Cioè, adesso abbiamo finito, gli esami di maturità al 99,5% promossi, che è una cifra bassissima secondo me. Io vorrei incontrare lo 0,5%. Cioè, mi interesserebbe incontrare una ragazza e dire: tu fai parte dello 0,5%, è stata bocciata. Come hai fatto? Perché guardate che non è facile oggi essere bocciati, cioè sei andata nuda al cospetto della cosa o imbracciando un kalashnikov, cosa hai potuto inventarti per farti abbocciare? Perché dici: non hai studiato, perché nel 99% dei ragazzi ci sono ciuchi, asini e quant'altro. Vabbè, ma se abbiamo futuri un esame... ministri.
un esame di maturità, però che oggi è come... Eh? Però oggi all'esame di maturità ti presenti e ti danno tre buste. Cioè, non ah, quella è bellissima, quella. Io non lo so. Noi dobbiamo tributare un minuto di silenzio per, per il ministro dell'educazione. Veramente, perché cioè, a quel livello lì non aveva, l'idea delle tre buste tipo Mike Buongiorno è una roba sexy, è una cosa... Che io non bisogna dire, quando c'è il genio, bisogna riconoscere. Esatto, il genio. È inutile che stiamo qua a dire. Questi poveri, cioè, tu ragazzi. Tiri che... fuori una busta, viene fuori. Cosa viene fuori? Paperino. Paperino. Ma e tu devi dire una cosa sul paperino. E siccome hai detto una cazzata tremenda, Paperino somiglia a mio zio. E basta quello per essere promossi, no? Cosa ci vuole più dalla vita, no? Dopodiché, cosa fai quando non sai l'italiano, quando non sai niente, un accidente? C'è una possibilità, no? Di iscriverti all'università, possibilmente a Tirana, in Albania, che va molto di moda. Fai un biglietto, andata e ritorno, sì, paghi sì. anche poco, vai lì. No, dai il 5 al tuo professore, torni indietro. Dopodiché, non so, voi come siete messi qui, vi va bene così? Cioè voi andate in un ospedale e volete uno qualsiasi? Sì o no? No, no, perché siccome ci abbiamo avuto i Novax, un movimento di altissimo livello, dove capeggiato anche da dei DJ, che voi, come sapete un DJ sa tutto di immunologia, quindi non fate gli spiritosi, è così ed è giusto che sia così. Dopodiché però, conseguentemente, se domani dovete essere operati, andate in sala operatoria e chiamate un DJ, giusto? Vorrete mica un chirurgo? Adesso cosa pretendete? Ma basta un DJ o un ex showgirl, ne ho vista una, mi ricordo, famosa, non la citiamo perché non abbiamo i soldi per gli avvocati, è famosissima, bravissima, straordinaria, anche lei parlava dei vaccini, no, la correlazione tra i vaccini e autismo, e centinaia di persone ci hanno creduto, sì. Perché Cristo è morto di freddo, ma è logico, no? Non lo sapevate? E allora, cosa ci vuole? Volete anche, perché la passione, vedi, la passione ha bisogno, cioè tu sei appassionata di una cosa che conosci. Certo, è una via di conoscenza. Ma certo che è una via di conoscenza, somma, devi sapere tutto, se sei un pescatore devi sapere tutti i pesci dell'Adriatico. Ecco, allora, che vedo che ci dicono che ci sono delle... il nostro tempo sta per finire. Prego. Io però la inviterei a concludere con qualcosa che, insomma, anche con un pensiero di speranza, di come si riaccende questa passione che poi ci porta a essere civili, a realizzare i sogni, a questo innesco straordinario che è la passione. Ma guardando le cose belle della vita, sono tutte pazzesche. Guardate cosa avete qua. Niente è possibile senza quel tappeto volante, come lo chiamava Alessandro Michele, quell'albatros, come dice Renzo Piano, senza questo slancio, questa cosa, perché il bello è che appunto un tappeto volante ti permette di partire da dove sei e arrivare fino al paradiso. Questo è bellissimo. Grazie a voi. Paolo Crepè. Grazie a Paolo Crepè, grazie a Maria Luca Novella, grazie davvero.